Buonasera, buonasera e benvenuti. Tanto grazie a tutti quelli che hanno sottoscritto, che si sono iscritti al canale, grazie a tutti quelli che mi seguono, grazie a tutti quelli che mi commentano, grazie a quelli che mi criticano, perché chiaramente in questo modo posso crescere, posso andare più incontro ai vostri desideri, ai vostri bisogni, pu sempre pur rispettando i miei. Allora, oggi siamo all'appuntamento con Energeticamente Noi, un po' in ritardo di 2 giorni, però ok, siamo ancora dentro il tempo previsto, perché questo è Energeticamente Noi dall'11 al 20 di ottobre. Abbiamo ancora 7 giorni davanti per vedere se ci abbiamo preso, se effettivamente stiamo così. Cambiamo carte come al solito, ma la struttura non cambia, o quasi. Andiamo a vedere con questa carta, una carta di queste, qual è l'energia delle maschile questa settimana, l'impronta, che cosa ci dà l'impronta proprio così al volo, niente di che, poi ne discuteremo, l'energia maschile. E questa invece sarà per l'energia femminile. Il numero 8 è anche il numero dell'infinito al contrario. Quindi, belle prospettive questa settimana. Però andiamo a vedere. L'energia maschile, abbiamo detto, eccola qua. Chissà qual è la sua energia questa settimana. Chissà qual è l'energia femminile. Però io quasi quasi, proprio perché mi piace fare le cose così, metterei anche 2 carte di questa, di quelle piccanti. Però non so come le leggerò. In quel momento saprò come leggerle. Allora, energia maschile, come sarai questa settimana? Questa l'ho girata e questa no. Come sarai questa settimana? Energia femminile. Questa è l'equo dritto. Ok, per ora basta, poi andiamo a mettere giustamente le carte. Questo è giusto tanto per darci un assaggio, quindi energia maschile, come sei questa settimana? Questi 10 giorni, i segreti, wow, nyx, la notte, nyctos dell'antico greco, nyx, nyctos, nyx, poi traslitterato nyx, i segreti, l'energia maschile che ha segreti, stiamo attenti, eh. Queste 2 carte invece che ci dicono? Queste 2 carte ci parlano di sentimenti, ma ci parlano anche. Sono 2 assi, però, guardate che cosa strana, sono 2 assi. Uno ci parla di sentimenti, uno ci parla di rotture, anche se è un asso. Ci parla di una situazione intricata, forse eccitante proprio perché intricata, ok? Vediamo invece qual è l'energia femminile. La conoscenza, vabbè, basta. La conoscenza. Quindi, i segreti nell'energia maschile, la conoscenza dell'energia femminile, non devo dire più nulla, mi sono da ridere. Beh, io l'energia maschile comincerei a preoccuparmi questa settimana, perché se l'energia femminile c'ha la conoscenza e tu c'hai i segreti, che dite? Si comincia a preoccupare l'energia maschile? Vediamo questa. Ripercorriamo lo stesso canale. Da un lato
Ti amo e ti odio, ecco, molto così queste energie sono questa settimana. Quella canzone che fa io ti amo e poi ti odio, ecco, uguale. Molto, molto così, anche da un punto di vista passionale, siamo così combinati. Ti voglio, ti desidero, ti abbraccerei, ma ti ucciderei anche. La stessa cosa è qui, io ti amo e ti odio. Voglio abbracciarti, ma voglio ucciderti. La stessa identica cosa. Però qui è diverso, qui è ti voglio, ti desidero, ti accarezzo perché qui c'è dolcezza, però nello stesso tempo occhio che ti tradisco. Questo pugnale è verso ti tradisco. Qua no, qui è da un lato ti voglio e ti desidero, dall'altro è ti uccido, ok? Ti lascio, ti mollo. In ogni caso, quello che è particolarmente interessante, guardate come le carte si richiamano, in entrambe le energie abbiamo un cuore trafitto. Qui l'energia maschile è trafitto da una spilla, l'energia femminile è trafitta da tantissime spille. Che la vedo brutta questa settimana. Via, cominciamo comunque a parlare dell'energia maschile. Mi potrei fermare qui per i miei gusti, però andiamo avanti. Magari poi le carte giocheranno diversamente. Ci avevano solo fatto spaventare inutilmente. La notte, la conoscenza, i segreti e la conoscenza, particolarmente interessante. La conoscenza che poi è Atena, no? Sì, Atena. Allora, energia maschile. Dall'11 al 20 di ottobre, che ti succede? Che pensi d'amore? Cara energia maschile, i nodi vengono al pettine sempre. Ora capisco che sei indecisa, capisco che ti senti innamorata. Non capisco i conflitti, o almeno comprendo anche i conflitti, perché qui c'è una situazione un po' particolare. Stai aspettando un ritorno? Hai intenzione di andare da qualcuno? Oppure stai facendo i conti con un rapporto che avevi sminuito? Che mi sembra tanto questa stesa. Hai tanti conflitti relativamente a questo rapporto, ok? A questo ritorno, che qui c'è un ritorno in auge di un rapporto, di un sentimento, ok? Però tu sei molto conflittuale rispetto a questo ritorno in auge di questo sentimento, tanto, tanto conflittuale. Io a questo punto uso un altro mazzo, dato che si parlano così bene le energie stasera, ne uso un altro. L'energia femminile invece tu come stai messa? Allora, l'energia femminile dall'11 al 20 di ottobre. 8 di denari, la torre, il passaggio di denari. Qualcosa crolla, eh? Avete costruito tanto qualcosa e questo qualcosa crolla. E siete nell'energia del taglio, ho visto pure qua la stessa energia, molto razionale, molto implacabile. L'energia femminile diventa implacabile. Ha costruito tanto, però qualcosa sta crollando, ragazzi. Dentro, attorno, qualcosa crolla, per cui è un'energia che diventa implacabile questa. È un'energia che si è sforzata di costruire. Si te sente tornare un po' bambina perché il terreno ha tanti scossoni questa settimana. Ha tanto costruito. E poi alla fine per ritrovarsi che cosa? Solo con un poco in mano, perché guardate, tante monete qui, una sola moneta qua. Ha tanto costruito, poi c'è uno scossone forte, si ritrova con poco in mano, ma è sempre qualcosa questo poco.
Solo che già che non sa che farsene di questo poco, che vorrebbe anche buttare questo poco. Energia maschile. Perché c'è questa carta dell'amore? Perché c'è 3 di coppe? Perché c'è 5 di bastoni? Che cosa mi vuoi dire? In cosa sei in conflitto? Perché i sentimenti di amore per te sono motivo di conflitto? Giustizia, la temperanza, quanti arcani maggiori? Il carro, l'eremita, allora sicuramente stai cercando, sei in una fase in cui stai cercando il tuo equilibrio, una fase in cui credevi di averlo trovato questo equilibrio, credevi che le cose ti fossero messe a posto, ma c'è sempre un ma. In certo qual modo, ora non dico che questa persona è qualcuno che svela, ma sono stati svelati dei segreti. È vero che sono stati svelati dei segreti. È vero che le difficoltà non sono finite. Pensavi che fossero finite le gemme maschile, le difficoltà per te, che finalmente ti fossi messa dietro tutto il periodo negativo. Invece no, ce l'hai ancora davanti, non è finito. Tutto quello che per te è gioia oggi si allontana nuovamente. E c'è un alternarsi di caldo e freddo in queste carte, ok? Vorresti esprimere il tuo amore, però contemporaneamente c'è la carta del 10 di spade, ti senti tradito da questo amore stesso, ok? O hai tu tradito? Hai voglia di cambiare, hai voglia di viaggiare, hai voglia di andartene, hai voglia di fare quel movimento che finora non hai fatto. Hai voglia di rimettere le cose a posto, ecco. Quello che in queste carte, quello che mi balza all'occhio, è la voglia di rimettere le cose a posto da parte dell'energia maschile. È un'energia maschile che oggi si sente innamorata, che oggi sente che può continuare su questa strada, ma è molto conflittuale questa strada perché da una parte c'è il passato che bussa alla porta, ok? E qualcuno vuole chiarezza di questo passato. Qualcuno che potrebbe allontanarsi per questo passato, potreste essere voi che vi allontanate. Per 2 volte c'ho il re di coppe, diciamo, qui il re di lune. Quindi vi sentite innamorati, un'energia maschile che è molto innamorata, ma contemporaneamente molto sofferente, molto in difficoltà. 10 di bastoni e 10 di spade. Ragazzi, qui non sono bruscolini. Perché il suo sogno sta andando via, rischia di tramutarsi in cenere. È in atto un allontanamento dalla persona a cui tiene l'energia maschile. O è l'energia maschile che si allontana, lei stessa, preda di grande senso di difficoltà, grande senso di dolore, di malessere. Però alla fine della stesa c'è questa voglia di andare avanti, ok? Di fare i passi che occorrono per riconquistare una posizione, per riconquistare un equilibrio. Vediamo dove va questo. Sarà molto lento, però lo vuole fare. Nel senso, c'è molta, non solo passione, decisione, ecco. Grande forza decisionale nell'energia maschile stavolta. Vuole costruire qualcosa, ok? Vuole andare avanti, anche a piccoli passi, ma vuole farlo. Ora, con la carta che abbiamo iniziale, colleghiamole tutte. Beh, questa è un'energia maschile che non è stata onesta, assolutamente. E qui potrebbe essere che i conflitti nascono proprio perché la carta numero 6, che qui è l'amore,
in alcune stese sono gli amanti. Ok, potrebbe essere che questa energia maschile, i segreti sono di questo tipo. Quindi è chiaro che ci sono dei conflitti da gestire. Possono essere interni come possono essere esterni. Ma c'è un conflitto pure perché tutto questo, tutto quello che è stato, sta venendo a galla. Ok? Mercurio retrogrado, d'altronde, fino al 18 ce lo fa questo scherzetto. Ora, noi pensavamo, l'energia maschile pensavi di essere arrivato finalmente a un punto di benessere e invece è un continuo pensare di essere arrivato e pensare di stare perdendo, pensare di essere arrivato e pensare di stare perdendo. Non c'è una continuità nelle tue giornate, non c'è una continuità manco nelle tue idee, perché da un lato pensi finalmente di aver raggiunto quello che vuoi, dall'altro lato senti che le difficoltà sono immani. Quindi risogni, ma a questo punto però sembra che tu stai arrivando a quel sogno, ma di nuovo l'eremita, c'è un allontanamento in atto. Allora poi ti esponi, ma quando ti esponi è una doccia fredda che il 10 di spade. Proprio da rimanere così. Proprio da rimanere così. Non è facile, non sono facili questi 10 giorni, però imperterrito, e questo te lo devo riconoscere. Vuoi continuare a costruire, vuoi muoverti, ok? Vuoi andare. Beh, questa è la tua energia, non lo so l'altro lato che ti rispondono. Sinceramente, ora andiamo a vedere che ti rispondono dall'altro lato e poi vado a fare pure un altro chiarimento. Energia femminile. Tu perché c'hai l'otto di denari, la torre e il paggio di denari? Perché senti che quello che hai seminato non ti rimane quasi più niente, è crollato tutto? Cos'è? Di cosa sei venuta a conoscenza? La papessa. Papessa, imperatore, forza, mago. Beh, è incazzata l'energia femminile, chiaramente. Re di spade, l'energia del re di spade, una persona che è distaccata, che è anche cattiva con le parole, usa molto le parole questa settimana. Asso di spade, otto di bastoni e tre di spade, ragazzi, molto le parole usa in questi 10 giorni l'energia femminile, ma lo fa per ferire. Ok? E la papessa mi sa che l'energia femminile comincia ad essere conscia del suo potere, assolutamente. L'imperatore, la forza e il mago, c'è cioè un'energia femminile che è decisa, ma decisissima ad esprimere la sua forza, decisa a cominciare da capo, a fare vedere quanto vale. L'energia femminile che ce la vuole mettere tutta, assolutamente, e si muove tra l'altro per fare una cosa del genere. Entrambe le stesse finiscono con i cavalieri, interessante, uno più lento e una più veloce, però l'energia femminile non la vedo molto pacifica. O almeno, è un'energia che ha intenzione di mostrare la sua forza, di fare vedere chi comanda. Sta prendendo il sopravvento l'energia femminile in questo momento. Ok, l'energia maschile la vedo un po' più arresa, alterna questi momenti di forza e di negatività. L'energia femminile no, è tutta sparata. Ha avuto il crollo? Ma non è un'energia che si abbatte, è un'energia che combatte e reagisce. La conoscenza, quella carta, che è bellissima questa carta. Guardate, abbiamo la mia civetta, perché Atena e la civetta sono collegate. La civetta che ruota il collo a 360 gradi, vede dappertutto, ok? Quindi ecco perché la conoscenza è la civetta, riesce a vedere al di là la civetta. È un'energia femminile che ha capito,
Guardate lo sguardo, che ha capito e ha anche un grande intuito. Infatti, il terzo occhio è coperto, cioè è esaltato. Ma abbiamo anche la papessa, non abbiamo bisogno. La papessa, anche lei, ha un terzo occhio marcato, ha una palla di una scheda di cristallo qui al melograno nelle mani. La conoscenza è calpesta una falce di luna, ok? È molto più forte questa papessa. Ha un'energia molto forte. La stessa energia che ha Atene, ricordiamoci che erano delle dee più importanti e più forti dell'Olimpo, guerriero, guerriera, la prima donna guerriera, comandante delle truppe, ma anche dea della saggezza, della conoscenza e soprattutto della veggenza. Ok? Vedeva al di là Atena, aveva la possibilità di vedere al di là. E questa energia femminile è un'energia che ha saputo anche troppo. Ecco, infatti, avevamo noi quelle due energie che si combattevano. Da un lato vorrebbe lasciarsi andare, abbandonarsi anche a un abbraccio, dall'altro vuole combattere. Dopodiché vediamo che tutto è crollato. Quando pensava di avere tutto, tutto è crollato, non le resta quasi più niente, ed è decisa ad averla vinta, decisa a mostrare, più che averla vinta, è decisa a mostrare il suo potere, l'energia femminile questa settimana. Wow. Vediamo questi 10 giorni. Tiro due carte, due carte. Qual è? Qual è che cosa? Cerchiamo la sfida, cerchiamo l'esito. Cosa stiamo cercando di questi 10 giorni? Abbiamo visto che abbiamo un'energia che si muove lentamente, che vuole ricostruire, questa che vuole invece primeggiare. Cosa cerchiamo? Boh, cerchiamo quello che ci dicono le carte. I messaggi si sprecano tra le due energie, però guardate quanto è interessante. Io ho di nuovo il mago. Il genere femminile sta proprio cominciando da capo. C'è poco da fare, sente di avere il potere in mano. L'energia maschile no, è molto nei suoi pensieri, molto nei suoi pensieri. Lui vorrebbe mantenere quello che ha a tutti i costi. Guardate quanto questa donna tiene stretto il borsellino, la sua borsa. C'è una sorta di evoluzione, ok? Nell'energia maschile. C'è una sorta di voglia di evolversi, c'è una sorta di voglia di riscatto per certi versi, però la vedo ancora non raggiungere il momento dell'evoluzione, la vedo ancora cercare di tenere stretto, è molto ancora ancorato a una visione più pratica, meno spirituale, più legata alla praticità, ok? In ogni caso, a parte il tema spirituale o che altro, è un'energia che tende a non a mantenere il filo della tradizione, a non sprecare, a non lasciare andare quello che ha. Ok? Quindi, se siete l'energia per cui che ha accanto l'energia maschile, quindi la compagna, non vi lascia andare. Ma nemmeno se siete l'altra, lascia andare la moglie. Ok? Quindi occhio, è un'energia maschile che non ha intenzione di lasciare andare. L'energia femminile, di contro, ancora il mago, e il mago avevamo qui. È un'energia che sente di avere il potere fra le mani. Sì, ok, c'è un attimo di mancanza di equilibrio, ma per forza c'è una torre in questa stesa. Però è un'energia molto, molto, molto più incisiva di quella maschile, che ripeto, è un sali e scendi continuo nei prossimi giorni, mentre quella femminile è semplicemente un salire, un volere rivendicare il proprio
Potere. Non la propria posizione soltanto, il proprio potere. C'è la volontà di annientare l'altro per certi versi, con le parole, sì, ma di rivendicare il proprio potere. Forte questa stesa. Ho fatto bene iniziare con queste carte, che le energie non sbagliano mai quando mi suggeriscono le cose. Vi ricordo la notte. E i segreti per l'energia maschile, Atene, la conoscenza per l'energia femminile. Le lascio e vado a fare, vado a prendere un paio di oracoli, non di più. Vediamo cosa ci dicono le carte degli angeli. Cosa dicono l'energia maschile? Cosa dice l'energia? Cosa vuole dire l'energia maschile all'energia femminile? Prendiamo due di questa e due canzoni. Ne rimischio. Cosa vuole dire l'energia femminile all'energia maschile? O qual è la connessione fra i due? Quali sono le frasi e le canzoni che l'energia maschile dedicherebbe all'energia femminile nei prossimi 10 giorni? Quali sono le canzoni e le frasi che l'energia femminile dedicherebbe all'energia maschile nei prossimi 10 giorni? Energia maschile, allora. Vabbè, non abbiamo bisogno di questa carta. Qualcuno indossa una maschera nella tua relazione. Quanto è dentro questa carta dei segreti? Quindi non siete onesti. Cara energia maschile, non sei onesta assolutamente, però sai che questa persona con cui hai a che fare, tu l'hai conosciuta nelle altre vite, qui c'è una relazione nelle vite passate. Se non lo sai, in ogni caso, questa è la situazione. Quello che ti lega all'energia femminile che stai cercando di riconquistare, ma che hai la doccia fredda continuamente, è il fatto che voi due siete legati dalle vite passate. Ostinato amore è una delle canzoni di Renato Zero, che non era forse mai uscita, mi ricordo. If I got you, vedete voi come dovete pronunciarlo se non avessi te. Sono canzoni molto belle, quindi l'energia maschile pensa che l'energia femminile sia ostinata, e beh, abbiamo visto che è tosta. E poi, d'altro canto, le canta, le dice pure se non avessi te. È una bellissima canzone d'amore questa. Da promettere che a fondo mazza abbiamo amore, io perdonami, quindi lasciamo perdere. Però per dirvi, è un'energia maschile che, e l'abbiamo già visto, cerca di combattere e ha ogni giorno, sempre docce fredde. Da un lato cerca di farsi avanti, dall'altro le docce fredde. Quindi da un lato dice ostinata amore, il momento della doccia fredda, se non avessi te è quando si fa avanti. C'è questo continuo muoversi, salire e scendere l'energia maschile nei prossimi 10 giorni. Vediamo l'energia femminile, che cosa dice? Matrimonio e conversazione cuore a cuore. Beh, questa situazione coinvolge un matrimonio, potrebbe essere il matrimonio dell'energia maschile e femminile, poi potrebbe essere il matrimonio con qualcun altro che è coinvolto, abbiamo visto che ci potevano essere più situazioni. Ora, bisognerebbe parlare cuore a cuore, però io non la vedo l'energia femminile che fa una cosa del genere, la vedo piuttosto, sì, ha voglia di parlare, ma più che cuore a cuore per uccidere. Avevamo il re di spade, avevamo l'asso di spade, mi sembra un'energia più decisa a colpire con le parole. Però poi l'energia che combatte per avere il predominio, ma non abbiamo visto mai che combatte per lasciarlo all'altra persona. Non abbiamo visto in nessuna carta che l'energia femminile combatte
vuole il predominio per mollare l'altro. E infatti le carte ci dicono: resta con me e io ti amo. Ok? Quindi è un'energia femminile che in ogni caso avverte il peso di questo sentimento, però la vuole vinta, vuole essere determinante in questo rapporto, vuole fare vedere il proprio potere in questo rapporto. È stanca, in questo rapporto in generale, ma è già che è stanca di essere, di subire, ecco, di subire, sì. Perché i segreti dalla parte maschile di cui siamo venuti a conoscenza non sono stati semplici da digerire. Abbiamo la torre a metà stesa, quindi è stato un crollo. Questi crolli sono forti, non si riparte facilmente. Però in fondo quello che si vuole è non alterare la situazione, non lasciare inalterati i sentimenti e al massimo giocare di potere. Ok, fatemi sapere se vi ritrovate in questa stesa molto particolare con questi segreti e questa conoscenza questa settimana. Fatemelo sapere, aspetto, trema il telefono. Aspetto i vostri commenti relativamente a questa stesa, assolutamente. Io per questa settimana, per questi 10 giorni con l'energeticamente noi ho finito, ci vediamo dal 21 in poi. Bye bye.